Siamo nel comune di Paupisi con il sindaco del comune Antonio Coletta. Sindaco, ci diceva che Paupisi, lungo la traiettoria che è stata investita da questa tremenda, diciamo, avversità atmosferica, Paupisi è uno dei comuni più colpiti della provincia di Benevento. Sicuramente, è un dato oggettivo che non lascia spazio a dubbi o a interpretazioni. E basta dare un'occhiata che sinceramente qui la situazione è veramente drammatica. Cioè, io non parlo del bene primario dell'abitazione, che molte famiglie in un batter d'occhio si sono visti spazzare via i sacrifici di una vita. Il problema è che sento qui una comunità che vive prioritariamente di attività agricola, quindi l'attività vitivinicola, molti vigneti sono stati completamente invasi da acqua, terriccio, fango, e molte persone avevano ancora il prodotto da raccogliere e adesso si trovano sostanzialmente in una serissima difficoltà di portare a casa l'elementare per tirare avanti. Quindi io non ho dubbi a dire che Paupisi in questo momento storico, diciamo Paupisi paese, sostanzialmente diciamo che si è salvato tra virgolette, ma per quanto attiene Paupisi, io uso chiamarla Paupisi Basse, quindi la contrada San Pietro, cose è veramente in ginocchio, perché è un'economia che è andata in ginocchio. Lungo la traiettoria che conduce qui su alla parte, diciamo, alta del paese, abbiamo visto numerosissime frane, no? Numerosissime parti della montagna che sono cadute giù. Secondo lei, a prescindere poi dal fatto che questo saranno i tecnici a stabilirlo, ci sono delle responsabilità per incuria nella manutenzione dei terreni o disboscamenti? Lei non pensa che anche in questi eventi atmosferici particolari ci sia anche un po' la mano dell'uomo? Va bene, se noi dobbiamo fare un luogo comune, io sono d'accordo, dico va bene, ci potrebbe essere la mano dell'uomo, ma se lei si fosse trovata da queste parti, cioè ciò che è accaduto è veramente indescrivibile, sembrava veramente l'apocalisse, bisogna andarla a trovare negli insegnamenti della Bibbia, del diluvio universale, cioè un caso veramente eccezionale. Cioè, non è possibile che la semplice mano dell'uomo con una pietruzza o meno abbia potuto ostruire ciò che dalla montagna è venuto a valanga. Cioè, era praticamente un fatto, secondo me, eccezionale. Da sindaco della comunità, lei in questo momento quale ritiene che siano gli interventi più urgenti da parte delle istituzioni e soprattutto quali secondo lei dovrebbero essere le istituzioni in questo momento dovrebbero intervenire con efficienza? Allora, noi in questo momento bisogna premettere che la prefettura e gli organi istituzionali sono stati comunque presenti, ci hanno coordinato, ci hanno dato degli indirizzi, degli aiuti e sostanzialmente sento questa comunità molto solidale, ci siamo dati da fare, cioè qua chiunque è proprietario di un escavatore, di un mezzo d'opera si è dato da fare veramente per sgomperare le necessità assolute. Perché abbiamo anche dei malati, delle persone che hanno bisogno di cure, quindi la cosa prioritaria che è stata fatta era quello di liberare l'accesso anche a un eventuale mezzo di soccorso. Cosa fare? Il problema sta sempre, noi speriamo semplicemente, al di là dei nostri sforzi, di non sostanzialmente rimanere da soli e poi, in conclusione, dimenticarsi di ciò che è accaduto, perché nell'immediatezza e tutti vogliono fare tutto e di tutto. Poi col passare del tempo noi speriamo che le istituzioni non si dimenticano di noi, il resto non conta.
senza note di polemica, non pensa che anche la recente legge che ha di fatto cancellato le province possa in queste situazioni, in queste emergenze, creare maggiori disagi ai piccoli comuni, soprattutto comuni, diciamo, montani, comuni un po' più lontani dal centro? Fuori di polemica, allora, se le devo esprimere una mia personale idea, io ero più per l'abolizione di qualche altro ente e non delle province, perché noi la provincia l'abbiamo vicina, il problema lo sente e lo avverte perché è presente sul territorio. Beh, Napoli è un po' lontanuccio, insomma, voglio dire, poi di piccoli centri come questi, chissà se sono a conoscenza che esistano, insomma, questo, cioè fuori di polemica ovviamente. Chiaramente devo dire anche che il neo presidente della regione ha fatto di tutto, si è posto a disposizione. Beh, cioè, io dico la verità, io sento un uomo delle istituzioni, perché io come lavoro sono un sostituto commissario di polizia e ho fatto sempre giudiziaria nella mia vita. Io sono abituato a dire sempre la verità e l'onere della prova innanzitutto. Quindi non ho accuse particolari da dare, purtroppo la natura ci ha voluto punire, e pazienza, vuol dire che ci risolleveremo. Con tutti i nostri sforzi, però è chiaro che non possiamo fare da soli. L'ultima domanda che le faccio: non è possibile allo Stato quantificare un danno, non per quanto riguarda le imprese, chiaramente le aziende, ma quello che sono danni proprio sulle infrastrutture comunali? Sono dei danni ingenti, sono veramente dei danni ingenti, perché qui ripristinare questo paese, qui bisogna, noi non abbiamo più la strada provinciale, è saltata, si è gonfiata, le fogne sono saltate, l'acqua non l'abbiamo. Io ritengo che qui ci vuole un lavoro certosino minimo di un anno e mezzo, due anni, ma lavorare tutti i giorni con buona lena, senza soluzioni di continuità, perché diversamente non ne verremo a capo, ecco. Quindi con tutti gli sforzi possibili, ma una piccola comunità come questa, con i nostri bilanci comunali, che voi sapete sono sempre in rosso, perché cerchiamo di sforzarci, anche se Paupisi, devo dire la verità, è un comune sano sotto l'aspetto economico, è un comune sano, non abbiamo debiti fuori bilancio, non abbiamo nulla, però non possiamo affrontare una situazione di emergenza, cioè qui l'economia paupisana è completamente in ginocchio, quindi a noi serve un aiuto sostanziale per ripartire, niente di più.